della salita 13 km e 700 metri, pendenza massima del 18%. Fondris. Sì, e volevo farti notare, nel gruppo di testa, lo vediamo inquadrato in fondo al gruppetto, c'è Maximilian Sciandri dalla Lampre e Zanetti della Alessio. Questi due corridori, secondo me, potrebbero essere utili a Gilberto Simoni e a Ivan Gotti solamente se, in caso di attacco di uno dei due, loro riuscissero a scollinare il passo Fedaia ancora in testa. Quindi Simoni o Gotti se li ritroverebbero davanti insieme, potrebbero tirare tutta la discesa del passo Fedaia e il primo pezzo del passo Bordoi, altrimenti non sarebbero di utilità. Potrebbero essere quelle che in gergo vengono definite le teste di ponte. Davide, mi sembra un'interpretazione corretta quella di Maurizio. Zanetti poi in salita va forte. Soprattutto Zanetti. Sciandri non è uno scalatore vero e proprio, però se comincia la marmolada con 3 minuti potrebbe arrivare su anche con i primi. Zanetti invece è un ottimo scalatore, ha vinto un giro dell'Appennino, ha vinto una Coppa Placci, un corridore che mi sembra che sia arrivato nei primi 20 in un Giro d'Italia un paio di anni fa, e quindi potrebbe essere d'aiuto fondamentale per i Mangotti, perché lei ha su in cima sul passo della Fedaia innanzitutto ci sono 2 o 3 chilometri praticamente pianeggianti dove avere un compagno di squadra è fondamentale, poi anche sotto proprio a 4 o 5 chilometri prima di Canasea avere un compagno di squadra è importante. Io mi ricordo, mi sembra 2 o 3 anni fa, quando Kamenzind era davanti, non attese in un primo tempo Tonkov, poi gli diede una mano nel tratto, appunto nel primo tratto del Bordoi, come ha detto prima Maurizio. Mauro Zanetti, che corre con il numero 19, atleta della Alessio, lo vediamo sempre nelle posizioni d'avanguardia del gruppetto, adesso alle spalle di Secchiari, mentre c'è un atleta che si è leggermente avvantaggiato, si tratta di Goraz Stangel, sloveno della Liquigas Pata. Vi dicevo, Zanetti è al limite della maglia rosa virtuale, perché ha 2 minuti e mezzo da recuperare in classifica generale, il vantaggio dei battistrada è di 2 minuti e 15 secondi. Eccolo qui, Mauro Zanetti di Cortefranca, vicino a Iseo, Brescia, professionista dal 1997. Questo invece è Mario Aerts, il belga. L'anno scorso non è andato fortissimo, ha avuto un acuto quando vinse il Giro dell'Appennino davanti a Etti Mazzoleni, fratello di Renzo, poi è arrivato anche terzo in una tappa al Giro della Svizzera. Nel 99 invece al Giro d'Italia andò discretamente perché ottenne un 12° posto nella tappa della Prica, è uno scalatore, uno che è riuscito a ottenere il migliore piazzamento proprio nelle tappe più difficili. Tra poco la testa della corsa raggiungerà Caprile, 1014 metri d'altitudine, quindi tutto d'un fiato verso Passo di Fedaia, 2057 metri d'altitudine. Maurizio Fondriz, siamo a 13 km dal Fedaia. Sì, e i primi corridori hanno già iniziato la salita del Fedaia, la prima parte non è molto difficile e il gruppo inizierà fra poco. Penso che dietro la squadra più forte in questo momento che possa fare un'azione sul passo Fedaia sia la Lampre, che ha in Garate, Kamerzin e Codol 3 compagni di squadra di Simoni che possono fare la prima parte di salita veramente forte, e poi vedremo, perché alla fine, come vi dicevo, sulla parte terminale sarà uno scontro diretto fra i leader. Quindi adesso manteniamo l'immagine sui battistrada, poi tra qualche minuto meglio spostare l'inquadratura principale sul gruppo maglia rosa. Marzio Bruseghin, ecco qui Zanetti a ruota di Bruseghin, poi scorriamo coloro che comandano la corsa, Francesco Secchiari, vediamo chi c'ha alle spalle di Secchiari, Odrio Zola, corridore basco della Banesto, quindi troviamo Sciandri, Freddy Gonzales, Bagliani e Zanetti appunto. In testa c'era Bruseghin, che è stato il corridore che ha impiegato minor tempo nella scalata del Bordoi. 12 km 100 metri in 30 minuti e 48 secondi, alla media di 23.565. Anche qui c'è la possibilità per i cicloamatori di equipararsi e di provare queste salite. Vedremo invece la seconda ascesa del Bordoi, che avranno più tossine nelle gambe, saranno più affaticati, però lì probabilmente daranno il massimo. Poco più di mezz'ora dunque il tempo impiegato da Bruseghin per l'ascesa del passo Bordoi, ma qui siamo già sul Fedaia, a metà salita Malga Ciapela,
Malgaciapela, e lì le pendenze sono già del 12-13%, mentre il punto più difficoltoso è al 12° chilometro, in un punto a 1780 metri d'altitudine che viene chiamato Capanna Bill. Sempre gli uomini della Fassa Bortolo, stanno avanzando anche gli uomini della Once, Dario Frigo. Comunque Dario Frigo tira sempre rapporti duri, no? Secondo me è anche per questo che in queste salite impegnative non va fortissimo. Dovrebbe cercare di andare su un po' più agile, anche perché poi è costretto sempre a stare sui pedali, e quando fai salite lunghe sempre sui pedali fai fatica, anche perché lui non è 60 kg. Vediamo Ivan Gotti davanti a Savoldelli, poi Vladimir Belli alle spalle della maglia rosa. Troviamo anche Olano, un Olano che è al limite dei 70 kg, mai così magro, lo spagnolo. Aumenta ancora il ritmo con Peron, Frigo, Vladimir Belli. Ci sono quattro uomini della Fassa Bortolo. C'è Vagliavez, che difatti non ha mai tirato prima perché è scalatore, più scalatore di Peron, meno di Belli e Frigo, però potrebbe essere importante oggi perché Vagliavez ha vinto un Giro d'Italia tra i dilettanti e in salita va veramente forte, anche se è giovane. Alessandro, a te la linea. Grazie, allora ho raggiunto Pietro Algeri della Lampre Daikin. Allora, forse l'uomo più atteso di oggi è Gilberto Simone. Ma anche noi siamo molto ansiosi di cominciare questa salita che è la più temibile di oggi, e quindi oggi mette a nudo tutte le energie che hanno in corpo questo gruppo che sono in avanti. Oggi nessuno si può nascondere, vediamo. Simoni era molto deciso, voleva la squadra vicino, quindi non gli manca niente per quello che è la voglia di fare. Se le gambe ci sono, sicuramente farà vedere qualcosa. Questa mattina abbiamo conosciuto Arianna, la sua fidanzata di 12 anni, lei ne ha 26, ma da 12 anni è con Arianna. Ci ha detto, lui generalmente è molto tranquillo, questa mattina quando l'ho sentito mi è apparso abbastanza teso. Sì, come ho detto prima, le poche parole che abbiamo fatto con i ragazzi era proprio restare uniti, incominciare questa salita nella maniera più migliore, ecco. Finora è andato tutto bene, quindi adesso fra pochi minuti vedremo la realtà. Chi sarà secondo lei il primo ad attaccare? Ma qui non c'è bisogno di attaccare, qui chi ha la propria forza la deve mettere sui pedali, e chi non ne ha si stacca, quindi ognuno metterà il massimo e vedremo chi rimarrà davanti. Grazie Algeri. Si è staccato lo sloveno Stangl, quindi sono rimasti 8 al comando: Zanetti, Odriozola, Sciandri, Aerts, Secchiari, Freddy Gonzalez, Baliani e Bruseghin, mentre questi è Rick Verbrugge, che ha vestito il simbolo del primato a Pescara grazie a un prologo splendido a 58.800 di media. Ecco Secchiari, il gruppo è tirato da Sciandri, questi è Zanetti. Ma dietro mi sembra che ci siano proprio tutti gli uomini di classifica. Ho notato anche Giuliano Figueras, sì, nelle prime 10 posizioni. Era lì davanti, sono curioso di vedere come potrà reagire. Figueras ha un percorso di questo tipo, un ragazzo che viene da una stagione sfortunata, l'anno scorso è andato piano, è andato con Bruno Reverbio e la Panaria. È partito molto bene in questo Giro d'Italia, non è mai riuscito a superare molto bene queste tappe, però quest'anno, specialmente qui al Giro, va particolarmente bene. Vediamo Mazzoleni che doveva recuperare una trentina di secondi, Renzo Mazzoleni, vedete il rapporto molto agile. Salita lunga, con l'agilità ti salvi, se metti subito il rapportone quando ti pianti non vai più su, invece con l'agilità puoi sempre mettere due denti più duro e aumentare se ce la fai. Ed ecco qui il gruppo Maglia Rosa, sono in 50, verosimilmente sul Fedaia saranno in 10 al massimo. Lì ognuno deve andare su del proprio passo, come diceva prima Pietro Algeri, soprattutto quando arrivi a Malgaciapela, quando trovi il pezzo dritto, il rettilineo, allora lì devi metterti col tuo passo e salire. Solamente i grandi scalatori possono scattare lì. Da sottolineare lo splendido lavoro che sta effettuando questo ragazzo in prima posizione, Andrea Peron, atleta di Varese, 30 anni, è stato per anni gregario di Olano, sia al Giro che al Tour faceva il medesimo lavoro, in testa a tirare per tenere alta l'andatura, è un buon cronome, ma vedete anche in salita riesce a scandire un buon passo. Dunque Peron, Frigo, poi vediamo anche Hernán Buenahora,
c'è Tadej Valjavec, altro sloveno della formazione della maglia rosa, poi Ivan Gotti alle spalle di Valjavec, Belli, il corridore a centrogruppo con gli occhialini bianchi e la maglia blu e fucsia, Gilberto Simoni con il numero 91, ed ecco Figueras, Figueras maglia arancio blu della Panaria. Qualcuno inizia già ad andare in difficoltà, ha chiesto l'intervento dell'ammiraglia Joachim Castelblanco. Maurizio. Sì, io rimango della mia idea, c'è molta tensione, vedo nel gruppo, vedi, è troppo numeroso, va bene che devono ancora fare il pezzo duro, ci sarà grandissima selezione, però hanno già fatto il Pordoi, il Rolle, il gruppo è ancora numeroso e se hai visto l'andatura non è che sia sostenuta e vanno su abbastanza tranquilli, io penso che non stanno aspettando il pezzo di Malga Ciappella con grande tensione per vedere un po' com'è la gamba e se non ci sarà una squadra che si mette davanti diventerà più difficile fare la selezione. Ha tentato la sortita Marzio Bruseghin, dunque Bruseghin, atleta italiano della Banesto, adesso ha qualche secondo di vantaggio sugli altri compagni di fuga. Ecco qui Marzio Bruseghin, 27enne di Conegliano Veneto, professionista dal 1997, già al Giro, al primo anno era sempre in fuga Bruseghin. Sì, indosso anche la maglia verde come miglior scalatore per qualche giorno. Non è certamente la Fassa Bortolo che deve fare un ritmo forsennato, perché qui Dario Frigau deve soprattutto difendersi, neanche la Once, perché Olano anche lui deve salire del proprio passo, lui che è un passista. Le uniche squadre che potrebbero mettersi in testa a tirare tutti potrebbero essere l'Alessio per Gotti e la Lampre per Simoni, anche se qui non c'è ancora salita vera, adesso c'è anche un tratto in falso piano dove possono anche mettere il 53, mettere il rapporto lungo da pianura e tutti aspettano Malga Ciappella e lì sarà la prova della verità. Sta risalendo posizioni Marco Pantani, Alessandro Fabretti? Non ho capito, Auro. Sta risalendo posizioni Pantani, era in coda al gruppo, adesso lo sì, vediamo tra l'altro, a metà. Tra l'altro vedo anche molto bene Danilo Di Luca che sta guadagnando anche lui posizioni, sta risalendo il gruppo. A questo proposito vorrei sentire proprio il direttore sportivo della cantina Tollo Acqua e Sapone, Giuseppe Petito. Dicevo, sto vedendo molto bene Danilo Di Luca. Sì, sta abbastanza bene, anche sul Pordoi, da quanto pensava di star bene ha messo davanti la squadra, l'ho subito stoppati, perché giustamente non eravamo noi a dover prendere la situazione in mano, era un po' presto, vediamo adesso chi ne ha, lo vediamo, manca poco ormai. Qualcuno dice oggi scopriremo se Danilo Di Luca è corridore da corsa a tappe oppure da Coppa del Mondo. Ma io penso che oggi scopriremo non solo per Danilo ma per tanti, no? E anche Simoni, che io ho una grande considerazione sua, ha fatto due terzi posti ma non ha ancora vinto un giro, quindi se non lo vince quest'anno credo che ormai possa dimenticarlo, quindi sono un po' tutti sullo stesso piano. Come vede Pantani? Penso bene. Sì? Credo bene, perché ho avuto tutta la squadra intorno, è tutto il giorno, c'è tutta intorno, credo che pensi di fare qualcosa di buono. Chi non vede invece particolarmente bene in gruppo? Lei che è sempre qui davanti. Ma non c'è stato modo di vedere qualcuno in difficoltà, perché praticamente non c'è stata gara, nel senso come hanno accelerato, hanno mandato alla scoperta dei comprimari, tra virgolette, perché per andare in fuga su un percorso del genere ci vogliono le gambe. Però lo vediamo adesso, chi non ha le gambe per vincere. Grazie mille. Continua l'azione di Marzio Bruseghin, ormai quarto chilometro di ascesa verso Malga Ciappella, ma soprattutto verso Passo Fedaia, 2057 metri d'altitudine, questo è un tratto in pavé. Marzio Bruseghin non ha vinto nessuna corsa tra i professionisti, però l'anno scorso si impose nella Maratona delle Dolomiti, che si svolgerà anche quest'anno nella prima domenica di luglio, mi pare. Una corsa, diciamo così, perché dovrebbe essere una pedalata, ma alla fine è una corsa vera e propria, dove di solito ci sono 7-8 mila iscritti, partecipanti. Possono correre tutti. E l'anno scorso si impose Marzio Bruseghin. Marco Pantani si è tolto il cappellino, ha accanto a sé Clavero, De Paoli, no, non vuol dire molto, semplicemente c'è il sole sul percorso e si può stare tranquilli comunque e sereni per adesso, poi tra un paio di chilometri forse le cose cambieranno. Pantani è un corridore, come abbiamo detto prima, imprevedibile, è un corridore che può scollinare tutto solo, come può essere, non dico il primo staccarsi, ma comunque può staccarsi
non penso, ma può anche staccarsi all'imbocco di Magel Zappella. L'anno scorso, mi ricordo, l'unica tappa bella che fece a Brianson, si staccò sull'agnello e poi attaccò su attaccò sull'Isoar, poi arrivò con Garzelli, fece anche lì un ottimo lavoro. E quindi stiamo attenti, noi non dobbiamo stare attenti, dovranno stare attenti loro, perché Pantani potrebbe essere tornato in buone condizioni. Intanto questa è la strada vecchia del Passo Fedaia, hanno lasciato la strada statale, c'è questa scorciatoia, quindi una strada abbastanza insidiosa, tra 3 km si arriverà a Malga Giappela e da lì comincerà il tratto più impegnativo del Passo Fedaia. Senza tornanti, quindi 1,8 km che sale al 12-13%, mentre Alessandro Fabretti ci segnala della foratura di Peter Luttenberger, uomo di classifica, l'austriaco della Tacconi Sport Vini Caldirola. Bruseghin ha 2 minuti e 33 secondi di vantaggio sul gruppo. Continua l'azione del corridore veneto, Marzio Bruseghin. Al suo inseguimento troviamo Zanetti, Odriozola, Sciandri, Aerts, Secchiari, Freddy Gonzales e Baliani. Gruppo Magliarosa 2,30. E qui comincia ad esserci già un bello strappo impegnativo, pendenze superiori al 10%, sta forzando l'andatura Bruseghin, anche se mancano ancora parecchi chilometri, ne mancano 8 al Gran Premio della Montagna. E vediamo proprio Luttenberger che sta cercando di riportarsi con gli uomini di classifica. Ecco qui l'austriaco della Tacconi, Peter Luttenberger, 28 anni, ma attenzione, Lampre davanti con Oscar Kamenzind, poi c'è Massimo Codol, c'è Juan Manuel Garate, alcuni corridori perdono contatto, siamo in un tratto non ancora particolarmente impegnativo, però il fatto che Simoni abbia schierato la squadra davanti vuol dire che sta bene. Simoni conosce molto bene questa salita, dal momento che tra 1 km comincerà il tratto impegnativo, quello che è stato affrontato poco fa da Marzio Bruseghin, comincia a fare il ritmo con i compagni di squadra. Di solito si fa così, si cerca di mettere in difficoltà gli altri con il ritmo dei propri compagni e poi quando arriverà il tratto duro probabilmente ci sarà uno scatto di Simoni. Già attraversata la località Bosco Verde, qui siamo sui serrai di Sottoguida, dove c'è il ponte, il ruscello che scorre, poi la strada si allargherà e lì ci sarà il tratto senza tornanti, il tratto più duro del Fedaia, mentre a 2 km dalla vetta Capanna Bil, pendenza 18%, e lì se non hai le gambe sei fermo. Tanti saluti. Difatti è un tratto durissimo perché non finisce mai. Prima il direttore mi diceva di vedere in me la fatica. Io in quella salita ho sempre fatto una fatica incredibile, ma non per stare con i primi, proprio per arrivare in cima, perché la velocità è sempre minore, dai 15, 14, 13, il rapporto è sempre più agile, dal 21, 23, 25, poi se ce ne fossero degli altri ne metteresti su ancora. Una salita che non finisce mai, è veramente un qualcosa di arduo da superare anche per i primi. Oscar Kamenzind sta scandendo il passo, campione del mondo a Falkenburg nel 98, alle spalle di Kamenzind uno dei più fedeli gregari di Simoni, ovvero Massimo Codol, 28enne di Introbio, provincia di Lecco, mentre torniamo sul battistrada Marzio Bruseghin. Ci ha già messo sul 23 e ce n'è ancora uno di scorta, perché oggi quasi tutti hanno montato il 25, la Fassa Bortolo, Belli e Dario Frigo invece hanno come massimo rapporto 39-24, anche Pantani ha un 39-25. Il papà di Marzio Bruseghin, Corrado, ha organizzato un banchetto proprio a 1 km dal traguardo del Passo Pordoi. Stanno facendo sul serio gli uomini della Lampre, subito dietro di loro gli uomini dell'Alessio con Ivan Gotti, poi Belli, e lì dovrebbe esserci anche la Maglia Rosa e Figueras di fianco. Ivan Gotti può contare sull'apporto di Ruslan Ivanov, c'è anche Alexandre Schäfer, già campione nazionale del Kazakistan, vincitore recentemente del Giro dell'Appennino. Partito un po' troppo forte Bruseghin, e difatti Zanetti, corridore un po' più esperto, più scalatore anche di Marco Bruseghin, vedete che è salito più regolare, deve fare i conti con tutti questi chilometri e probabilmente raggiunge e supererà Bruseghin. Zanetti, abbiamo detto prima, è un buon scalatore e potrebbe essere importante per Ivan Gotti. Zanetti, Mauro, da noi.
Una grande giornata di sport quella odierna, 13ª tappa del Giro d'Italia da Montebelluna al Passo Pordoi in Val di Fassa, 225 chilometri, siamo a 33 chilometri dalla conclusione. Al comando troviamo Zanetti, Bruseghin. Bruseghin è stato raggiunto da Zanetti, il gruppo Magliarosa insegue a 1 minuto e 40, ma presto comincerà il tratto più duro. Siamo sul passo Fedaia, Malgaciapela verrà affrontata tra qualche chilometro, mentre Perez è scattato. Il messicano Perez anche oggi tenta la sortita dal gruppo. Alessandro Fabretti a te la linea. Sì, intanto sta perdendo contatto dal gruppo della Maglia Rosa Laurent Dufault, uomo di punta in questo momento della Saeco. Ha perso contatto anche Oscar Kamenz e sarà, ma io vedo appesantito anche Marco Pantani. Sicuramente Marco Pantani è in difficoltà, anche perché si sono formati dei buchi tra il gruppo della Maglia Rosa e il giallo della Mercatone 1 di Marco Pantani. Qualche metodo da recuperare per la Mercatone e per Marco Pantani. Vediamo in retrovia anche Codol e questi è Pantani. Davanti a Pantani Clavero, poi troviamo anche Riccardo Forconi, atleta empolese. C'è Marco Velo, dunque 5 compagni di squadra della Mercatone 1 Stream. Alessandro. Sì, ha perso contatto anche Stefano Garzelli. Stefano Garzelli in difficoltà in questo momento. Vedo davanti a lui Paolo Lanfranchi, sta cercando di riportarlo nel gruppo della Maglia Rosa, ma il ritardo di Stefano Garzelli è intorno ai 100 metri, dunque 100 metri di ritardo per Stefano Garzelli. Ma Garzelli è dietro a Pantani? No, è dietro a Pantani, sì, è dietro a Pantani e almeno 50 metri per Stefano Garzelli nei confronti di Marco Pantani, che sta cercando anche lui di rimanere in contatto con il gruppo della Maglia Rosa, ma è in difficoltà, sta rialzandosi sui pedali Marco Pantani, mentre Stefano Garzelli è sui pedali da passista, raramente lui si alza sui pedali. Paolo Lanfranchi invece cerca di riportarlo dentro al gruppo, ma credo che il ritardo sia aumentato, dunque Garzelli in assoluta difficoltà e Pantani è sempre lì che arranca. E consideriamo che siamo solo all'inizio di Malgaciapela, mancano ancora 6 chilometri di salita, 6 chilometri, se si va in crisi in questo tratto poi sarà molto molto dura recuperare. Comunque sia Pantani che Garzelli sono rimasti indietro, Garzelli in maniera ancora più evidente, mentre per adesso la Maglia Rosa tiene, così come Gilberto Simoni e Ivan Gotti. Se ti stacchi qui vuol dire che non ce la fai, Garzelli ancora più in difficoltà di Pantani, adesso comincia il tratto più difficile, cominciano gli ultimi 6 chilometri, tra l'altro Pantani si è staccato da una ventina di corridori, troppi. Maurizio? 15 sì, secondi il ritardo di Pantani, scusa Maurizio, 23 secondi il ritardo di Garzelli, sempre rispetto al gruppo Maglia Rosa, che ormai è ridotto a 25 unità. Te la linea. Sì, non mi aspettavo sicuramente una crisi di Garzelli, mentre di Pantani l'avevo visto sul passo Pordoi, non era solamente un'impressione, è in difficoltà. Mentre adesso vediamo che Gilberto Simoni ha ancora a disposizione Garate, che potrà fare ancora un buon tratto di strada e poi, come vi dicevo, sarà scontro diretto fra Simoni, Belli, Frigo e gli altri. Ecco Marco Velo, cerca di controllare la condizione di Marco Pantani non brillante. Questi è Juan Manuel Garate, gregario di Simoni. Vedete il ritmo di Simoni è ancora molto molto agile. Poi vediamo anche Hernan Buenaora, Dario Frigo ha accanto a sé Vladimir Belli, alle spalle di Frigo vediamo Ivan Gotti. Sì, Simoni sembra molto pimpante, sempre sui pedali come solitamente fanno gli scalatori, anche Pantani sui pedali, però non ha la pedalata agile dei giorni migliori. Adesso mi sembra che si sia leggermente ripreso rispetto a prima era un po' più appesantito, anche se mancano ancora 5 chilometri, un po' più di 5 chilometri per la montagna, ma parte Hernan Buenaora, eccolo qui il cabrito di Bucaramanga, il colombiano sesto l'anno scorso alla Giro d'Italia. Hernan Buenaora lascia la compagnia di Garate ed è Simoni che cerca di seguire il colombiano Buenaora. Partito bene, questo è il tratto, uno dei tratti più impegnativi, siamo nel lungo rettilineo, attenzione perché adesso anche Simoni si è messo in testa, forcing, rimangono in pochi. Gilberto Simoni, poi Buenaora, quindi Vladimir
Belli, la maglia rosa in sesta posizione. Buenaora, Simoni, Belli, poi troviamo anche Castelblanco. Ci sono tre uomini della Sella Italia Pacific, c'è anche Contreras. Pantani sempre a una quindicina di secondi. Pantani comunque, non dimentichiamo che anche l'anno scorso, non essendo in forma, accusò un ritardo di un minuto sul Colle dell'Agnello, riuscì a recuperare poi sull'Isoar, forse era il più fresco di tutti, quindi aspettiamo. Ricorderai poi sul Mont Ventoux, anche sul Mont Ventoux, si staccò, momento di crisi all'inizio ed è riuscito a rientrare. Sì, lo scopriremo adesso nei prossimi due chilometri. Sta reagendo molto bene anche Dario Frigo, brillante anche Belli, Belli che cerca soprattutto di stare sulle ruote di Gilberto Simoni. Adesso è rallentato un po' il ritmo, sono rimasti in 7-8 corridori. E c'è anche il capitano della Banesto, una Iosa, lo vediamo con il numero 77. Dunque Simoni, Belli, Frigo sulla sinistra, grande tenuta quella della maglia rosa, questo è un tratto durissimo, attenzione, attenzione, c'è un altro scatto, si tratta di Umberto Contreras, colombiano di Livarno, 26 anni, uno degli acquisti di Gianni Savio, team manager di questa formazione, e i colombiani anche quest'anno danno spettacolo. Comunque Simoni continua a salire col proprio passo, Simoni, Frigo, Belli, lo scatto di Contreras e Ivan Gotti. È tranquillo. Lì, è lì, sta sulle sue, sta sulla difensiva, adesso si riporta in testa Simoni, uno scatto violento quello del corridore colombiano, solamente i grandi scalatori possono fare scatti del genere. Sta reagendo molto bene anche Dario Frigo, sempre sui pedali, mentre Belli è spesso seduto. Mentre non abbiamo ancora visto Danilo Di Luca, dunque se Alessandro ne sa più di noi, gli cedo subito Eccolo. La linea. Eccolo qui Danilo Di Luca. Pantani, Marco Pantani è sempre più in difficoltà, adesso credo che il ritardo nei confronti di Dario Frigo sia intorno al minuto. Danilo Di Luca ha perso una decina, quindicina di metri nei confronti di Dario Frigo, Vladimir Belli e di questo gruppetto. In difficoltà anche il corridore che era secondo in classifica generale, parliamo di Azevedo. E Olano è sempre lì davanti. Mentre Azevedo appunto sta transitando in questo momento una... È rientrato Di Luca, attenzione, grande prova di carattere per Danilo Di Luca e anche Olano mi sembra che sia lì alle spalle di Luca. Dunque Belli, Simoni, poi Contreras, Buenaora, c'è Castelblanco, ecco Ivan Gotti, poi la maglia rosa non molla, Perez è stato raggiunto e prova Unai Osa. Osa, bello scatto, intanto vediamo Olano sui pedali in... leggera difficoltà, comunque sta tenendo perché è ancora nel gruppetto maglia rosa, anche Di Luca è riuscito a rientrare, il più brillanti mi sembrano Belli e Simoni. E anche Noè, Andrea Noè, che non ha atteso Stefano Garzelli, d'altronde è un corridore che l'anno scorso si è piazzato quarto in classifica generale, è un secondo capitano, non è assolutamente un gregario Andrea Noè, è rientrato assieme a Di Luca. Unai Osa con Perez, Belli, Frigo, Gotti, Maurizio. Se Noè non ha aspettato Garzelli vuol dire che lo sapeva già prima che non era al massimo della condizione, ma vediamo Vladimir Belli che secondo me assieme a Simoni sono i due corridori che stanno salendo meglio, ma Frigo che tutti lo davamo così per così non sapevamo quello che poteva fare, rimane là in terza posizione e per adesso non lo vedo in difficoltà. In questo secondo gruppetto c'è anche Paolo Savoldelli, lo vedete in seconda posizione. Ecco, io chiederei, questa è una comunicazione di servizio, a Mino Farolfi se può rimanere sempre vicino a Pantani per riferirci l'evolversi di questo momento difficile del pirata, mentre Dario Frigo, innestando il rapporto più agile, riesce a rimanere con i migliori. Dunque Simoni, Belli, Contreras, Osa, Frigo, Gotti, Buenaora e Castelblanco, ma ci sono anche Di Luca e Noè che sono rientrati. Ecco qui Pantani. Pantani in difficoltà, vedete che non riesce a tenere le ruote dei compagni di squadra ed è significativo. Un Pantani che è atteso da Velo, da Clavero, poi anche da Forconi, niente da fare. De Paoli, poi Clavero, quindi Forconi, davanti a lui c'è
È un momento molto, molto difficile, quello del pirata. Ruseguin cerca di insistere, questa è la testa della corsa, vedete c'erano davanti Zanetti e Ruseguin. Ruseguin per una decina di chilometri è stato da solo al comando, poi era stato raggiunto e superato da Zanetti, adesso continua a comandare la corsa. Ormai però stanno raggiungendo i battistrada, il gruppo Magliarossa. Adesso vedete Odriozola che cerca di dare una mano a un'Aiosa, Odriozola era in fuga, adesso si sposta e farà il gruppetto, vedete che non ce la fa più. Un'Aiosa, corridore basco, corre appunto nella ibanesto.com, ma qualche anno fa ha vinto il Tour dell'Avenir, piccolo Tour de France. Mino Farolfi, a te la linea. Sì, siamo con il gruppetto Pantani, sono 7-8, una decina di corridori. Marco sta salendo in piedi, vediamo in difficoltà, i suoi compagni fanno ala. Ma in termini di metri, quanto avrà da recuperare, Mino? Ancora dalla coda del gruppo, almeno del gruppo che vedo io, sono circa 100 metri. Devo dire che abbiamo superato poco fa, invece Garzelli notevolmente in difficoltà, faceva fatica a tenere il passo di Lafranchi, parecchi corridori lo hanno rimontato. Sta salendo col massimo rapporto disponibile, ma sembrava quasi un rapporto troppo duro per lui. Lanfranchi saliva con un rapporto più agile. Alessandro Fabretti. C'è stato un nuovo forcing di Gilberto Simoni, in prima persona ha preso in mano l'iniziativa e ha staccato Danilo Di Luca, Sergei Gonciar, Abram Olano, Andrea Noè, poi ancora Odriozola. I corridori della Selle Italia, Castelblanco, vediamo ancora Danilo Di Luca che cerca di riportarsi nel gruppo della maglia rosa di Dario Frigo, Danilo Di Luca in prima persona alle sue spalle, Andrea Noè, il ritardo di questo gruppetto è intorno ai 30 metri, adesso Danilo Di Luca si alza sui pedali. E questo è ancora il tratto senza tornanti, poi tra un paio di chilometri cominceranno i tornanti e lì la pendenza sarà del 15-16%. Dunque Gilberto Simoni con Dario Frigo, i due capi classifica. Simoni deve recuperare solamente un secondo nei confronti di Dario Frigo. Continua l'azione solitaria di Ruseguin, ma ormai è stremato il Veneto, era riuscito a recuperare sul Pordoi, ad avvantaggiarsi in discesa. Questi è Danilo Di Luca. Nella seconda accelerazione prodotta da Simoni, Danilo Di Luca non è riuscito a rispondere, mentre vediamo Andrea Noè e accanto a Andrea Noè Castelblanco. Maurizio Fondrio. Sicuramente grandissima azione di Gilberto Simoni, che si è preso tutte le responsabilità, da prima ha messo la frusta alla squadra e adesso in prima persona ha fatto un grandissimo attacco. Però se guardiamo bene, sia Belli che Frigo stanno salendo molto molto bene, non ho visto nessun cedimento di Frigo e questo è veramente un bene per lui, mentre vediamo in leggera difficoltà Gotti che è in coda al gruppo e Di Luca ha perso contatto come Marco Pantani e Garzelli. Ancora Simoni sui pedali, poi Vladimir Belli, Dario Frigo, Gotti riesce a resistere in settima posizione, siamo a 30 chilometri dall'arrivo, vuol dire che ci saranno ancora 4 chilometri di salita. Quindi ancora 13-14 minuti di salita, intanto vediamo Olano staccato con Gonciar. Olano non ha mai digerito questa salita, è un corridore che comunque non molla mai, potrebbe scollinare con un minuto e mezzo, non dico che possa rientrare, ma comunque potrebbe limitare i danni. Per il momento il più sorprendente è Dario Frigo, perché ha reagito agli scatti di Simoni, forse anche troppo, un corridore come lui dovrebbe salire un po' più regolare, mentre sta andando molto bene anche Vladimir Ben. Si sta esaurendo la fuga di Ruseguin e di Zanetti, naturalmente dietro stanno andando decisamente più forte e ancora una progressione di Gilberto Simoni, bravissimo. Vediamo Contreras, Umberto Contreras, 28enne colombiano di Manizales, poi Osa, Frigo, Belli, Perez non molla, grande anche Perez. Oggi ha corso in maniera più intelligente e rimane coi migliori. L'ha capita, Bruno Riverbo gliel'ha fatta capire, è una salita per lui, questa salita per veri scalatori, non ha speso tanto, sì era partito all'inizio della salita ma poi è stato raggiunto subito e adesso sta nella scia di Simoni. Simoni
è incontenibile per il momento, sta salendo a scatti, adesso Frigo l'abbiamo visto prima in leggerissima difficoltà, o meglio cerca di salire regolare, attenzione perché questo è un altro tratto difficilissimo, duro. Attenzione Davide, perché arriva il primo rilevamento, il distacco di Marco Pantani rispetto al gruppo Maglia Rosa, del quale fanno parte anche Simoni e Gotti, è di 1 minuto e 20, quindi 1 minuto e 20 il ritardo di Pantani e quasi 2 minuti il ritardo di Garzelli. Vediamo Di Luca che cerca di rispondere, Di Luca non si arrende per adesso, è lì a un centinaio di metri, mentre è Simoni che finora sta interpretando meglio di tutti questa terribile ascesa di Passo Fedaio. Dunque Simoni, poi Contreras, vediamo Perez, mentre Belli ha perso leggermente contatto, è a 2 minuti Stefano Garzelli. In difficoltà Belli, non me l'aspettavo sinceramente perché aveva sempre reagito molto bene agli scatti di Simoni, in difficoltà anche Gotti, ma come abbiamo detto anche in precedenza questa è una salita dove i corridori devono salire del proprio passo, non puoi reagire agli scatti degli scalatori perché alla fine paghi tutto. Tra poco questa sarà la testa della corsa, c'è sempre comunque davanti Marzio Bruseghin, il veneto della Banesto, eccolo qui Marzio Bruseghin, molto affaticato come è normale che sia, lui non è uno scalatore puro, pur essendo un buon atleta, un corridore completo, discreto passista, mentre vediamo Perez alle spalle di Contreras e poi c'è Unai Osa e Dario Frigo. Dario Frigo meglio di Vladimir Belli e sicuramente al di sopra di ogni aspettativa. Frigo a questo punto può vincere il giro, ma aspettiamo a dirlo. Linea Fabretti. Sì, Vladimir Belli stava rientrando nel tratto in cui la strada spianava leggermente, adesso gli si è affiancato anche Buenaora, mentre Ivan Gotti ha ancora una decina di metri di ritardo nei confronti di questi due appena citati. Se diventeranno tre forse riusciranno pure a rientrare, anche perché il distacco non è così eccessivo, sarà a 15 metri. E questa è la testa della corsa, ripreso Bruseghin, ormai a 3 km dalla vetta di Passo di Fedaia, dunque al comando Gilberto Simoni che già a partire dal Malgaciapela ha innestato una marcia superiore agli altri rivali per la maglia rosa, Danilo Di Luca, e con Noè Danilo Di Luca un ritardo di 20 secondi, mentre Pantani è scivolato addirittura a 2 minuti e quindi Garzelli e Pantani dovrebbero di qui in avanti fare corsa parallela. E accuseranno parecchi minuti al ritardo perché mancano ancora 3 km che prendono la montagna, adesso davanti stanno salendo come al solito forte, si sta difendendo abbastanza bene anche Danilo Di Luca, si sembra che si sia leggermente ripreso Vladimir Belli, ma per il momento la sorpresa maggiore viene da Dario Frigo. Una salita del genere, una salita per scalatori veri, Frigo in maglia rosa sta correndo alla grande. Vi ricordo Frigo già 3 anni fa riusciva a scortare Ivan Gotti quando era la Saeco nelle salite più dure. Guardate questa immagine, era un tifoso di Pantani, aveva la maglia magico Pantani ed è andato a spingere Gotti. Questa è l'essenza del ciclismo, un tifoso di Pantani che spinge in salita Gotti. Beh, quello direttore. Che dicevo prima, c'è il rispetto qui nel caso, un po' di carità cristiana perché vedeva Gotti in difficoltà, però insomma le spinte in salita non ci dovrebbero essere mai. Comunque questo gesto va perdonato perché è stato solo per un attimo, un istinto di generosità e nient'altro. Sicuramente meno di 1 km al Gran Premio della Montagna, vediamo Ivan Gotti che cerca di riprendersi, Ivan Gotti sta rientrando sul gruppo di Dario Frigo, Alessandro Fabretti a della linea. Ivan Gotti si alza continuamente sui pedali, ma il suo ritardo nei confronti di Vladimir Belli, che sta sì rientrando nel gruppo di Dario Frigo, intorno ai 20 metri. Intanto si è ripreso, come diceva anche Davide Cassari, Danilo Di Luca sempre in testa a tirare il suo gruppetto. Il distacco di Danilo Di Luca intorno ai 20 secondi. Mentre se ti volti trovi qualcuno, Alessandro, oppure sono dispersi? Vedo Danilo Di Luca, vedo anche Abraham Olano, chissà, forse Vladimir Belli riuscirà a rientrare in discesa, ma la salita è ancora lunga. Mino Farolfi che è sempre accanto a Marco Pantani, Garzelli è con Pantani?
No, Garzelli è molto più attardato, devo dire che gli uomini della Mercatone 1 stanno facendo un gran lavoro, soprattutto Velo, De Paoli, per scortare Marco, che comunque mantiene sempre un discreto passo, non ha mai ceduto di schianto. E invece molto più attardato Garzelli, abbiamo visto l'ammiraglia della Maffei superare l'ammiraglia numero uno che appunto si è portata sul gruppo di testa. Dove c'è Andrea Noè, altro corridore della Maffei. Dunque, se il ritardo di Pantani è di 2 minuti, poi naturalmente saremo più precisi una volta che il gruppo arriverà sul Gran Premio della Montagna. Ormai siamo ai 500 metri conclusivi. Se Pantani ha un ritardo di 2 minuti, Garzelli dovrebbe essere scivolato a 2:30-2:40. Ancora Perez, Quaglio con Contreras, poi Frigo, lo spagnolo Unai Osa della Banesto e Gilberto Simoni. Sicuramente Simoni l'uomo migliore visto sul Fedaia. Tutti lo aspettavano e lui non si è fatto mancare a questo appuntamento. Subito gli uomini della sua squadra a scambiare il passo, poi è partito lui. La sorpresa viene da Dario Frigo, ma già ieri l'avevamo visto tranquillo, sereno, un Dario Frigo trasformato, completamente diverso da quello di qualche anno fa, taciturno, sempre cupo, sempre così, sempre pessimista. Invece l'abbiamo visto completamente trasformato e sta facendo un grande Giro d'Italia. A questo punto le cose possono cambiare. E non solo sorpresa Dario Frigo, ma anche Unai Osa Eizaguirre, questo 26enne di Zestoa, atleta spagnolo che ha vinto la classifica finale del Tour de l'Avenir. Il Tour de l'Avenir è in pratica il giro dei dilettanti, è il Tour dei giovani. Tour de l'Avenir che fu vinto nel 64 anche da Felice Gimondi. Lo ha vinto anche Miguel Indurain. Da qualche anno il Tour dell'Avenir è una corsa open aperta ai ragazzi sotto i 25 anni, professionisti e dilettanti. Mentre Gotti mi sembra che abbia perso ancora qualche metro. Alessandro, a te la linea. Gotti è ancora in difficoltà, mentre Buenaora sta cercando di tornare nel gruppo di Dario Frigo. Vedo che Vladimir Belli ha superato il momento di crisi, ormai a pochissimi secondi dalla maglia rosa. E guarda Perez, vuole andare a caccia dei punti del Gran Premio della Montagna, vuole superare Simoni. Grandioso il messicano Perez, mentre davanti c'è sempre Contreras della Sella Italia. Contreras che in questo caso fa un mini gioco di squadra a favore di Freddy Gonzalez. Quindi Contreras transita per primo sul passo Fedaia, 2057 metri d'altitudine, mancano al traguardo 25,5 km. Ed è successo di tutto sul Fedaia. Pantani ha oltre 2 minuti da recuperare, Garzelli ancora più indietro. Belli dovrebbe rientrare perché è scollinato con un ritardo di 10-12 secondi, ma potrebbero rientrare altri corridori o almeno qualcuno. Adesso attendiamo Gotti che sta transitando in questo momento poco più indietro, dovrebbe esserci il gruppo con Olano e Di Luca. Linea Fabretti. Io sono con Vladimir Belli, con Buenaora. Stiamo cominciando la discesa del Fedaia. La macchina, l'ammiraglia della Fassa Borto si è avvicinata a Vladimir Belli per dargli una borraccia. Praticamente Vladimir Belli sta rientrando nel gruppo della maglia rosa, con lui anche Buenaora. A 40 secondi abbiamo visto transitare Ivan Gotti, questo è il gruppo con Olano, poco più di un minuto per il campione spagnolo Olano, con lui c'è anche Danilo Di Luca. Pubblicità per noi. Di nuovo in diretta con la 13ª tappa, una frazione splendida per questo 84esimo Giro d'Italia. Come ci aveva anticipato Alessandro Fabretti, Belli era vicinissimo ai 4 battistrada. Eccolo qui il bergamasco che è rientrato, con lui anche il capitano della Sella Italia, ovvero Hernán Buenaora. Dunque la testa della corsa vede Simoni, Perez il messicano, poi Contreras il colombiano, Frigo lo spagnolo, Osa. Sono rientrati Belli e Buenaora, leggermente staccato, 30 secondi Ivan Gotti, mentre a un minuto troviamo Olano, Di Luca e Andrea Noè.
non abbiamo ancora visto transitare dal GPM Marco Pantani. No, non è ancora transitato, il ritardo è già intorno ai 3 minuti, Pantani in difficoltà, atteso dai compagni di squadra, in difficoltà maggiore anche Stefano Garzelli, anche lui non ci aspettavamo un crollo del genere. Probabilmente il problema alla gola, questo raffreddore, questa bronchite non gli ha permesso di essere ai livelli come l'anno scorso. Questo è un tratto in leggero falso piano, poi ci sarà la picchiata verso Canazzei e quindi gli ultimi chilometri in salita verso il Passo Pordoi. Segnalate 120.000 persone per applaudire le gesta dei protagonisti del Giro d'Italia. Vediamo Gotti con Bruseguin. Bruseguin si è reso protagonista di una fuga interessante, è stato ripreso a 2 chilometri dal Passo Fedaia, dalla vetta del Passo Fedaia. Adesso comincia la discesa vera e propria, sempre questi uomini al comando, 2 uomini della Selle Italia, adesso c'è una lunga galleria. È transitato Pantani sul GPM, 2 primi e 43 secondi di ritardo per Pantani, mentre Gonciar a 1.20, Acevedo che era terzo in graduatoria generale 1.40, Figueras 2 primi e 5 secondi, ben oltre i 3 minuti in ritardo del vincitore del Giro dell'anno scorso, ovvero Stefano Garzelli. È andato in crisi del resto al 4° chilometro di salita e non è più riuscito a rimontare Garzelli. Qui siamo su Gotti e Bruseguin. Adesso discesa verso Canazzei, una 15ina di chilometri, gli ultimi 3-4 chilometri sono praticamente pianeggianti, e poi di nuovo da Canazzei si sale, mentre vediamo il distacco di Pantani, 2 minuti e 43 secondi in cima al Gran Premio della Montagna del Passo Fedaia. Qualche minuto di pazienza chiediamo ai nostri telespettatori, d'altronde i nostri elicotteri hanno dovuto fare rifornimento, quindi ne abbiamo solamente uno in funzione. Maurizio Fondries. Sì, prime vittime di questo Giro d'Italia, Marco Pantani, Garzelli, anche Olano in difficoltà. Sicuramente oggi la classifica sarà più delineata. Però Maurizio, io credo che un minuto in cima al Fedaia, e sicuramente era il tratto più impegnativo, in discesa può recuperare 30-40 secondi se non raggiungere i battistrada, poi sul Pordoi può limitare i danni, e Olano, a differenza di altri che lottano per la maglia rosa, ha dalla sua la cronometro sul lago di Garda. Sicuramente, però domani nell'ultimo tratto di Santa Barbara ci sono 2 chilometri che sono più duri della Marmolada, e lì poi c'è la discesa e l'arrivo, quindi domani quelli che erano in difficoltà oggi sulla Marmolada li vedremo ancora più in difficoltà. Davide Cassani. No, Olano secondo me si è difeso molto bene, come nel 96 quando riuscì comunque a limitare i danni sulla Marmolada, Passo Fedaia, riuscì a rientrare quasi sul Pordoi e riuscì poi a conquistare la maglia rosa. Io penso che in questa discesa possa guadagnare 30-40 secondi. Penso che sia difficile per lui rientrare, però potrebbe comunque arrivare al traguardo con un minuto circa di ritardo. Con Olano c'è Danilo Di Luca, il capitano della cantina Tollo Acqua e Sapone. Direttore Cannavò, 2 simboli del nostro ciclismo hanno alzato bandiera bianca sul Fedaia. Come analizza questa situazione? Segno, non è una catastrofe, ma è un segno abbastanza netto. La crisi di Pantani sulla prima dura salita del Giro, il Fedaia proprio gli è stato fatale, anche se non è stato un crollo totale. Io direi però che se c'è un verdetto che possiamo dire fino a questo momento, che non riguarda la classifica del Giro ma la realtà, nel nostro ciclismo è venuto fuori un personaggio nuovo, un grande personaggio, che è Frigo. Frigo in questa salita ha stupito tutti, ma ha stupito anche il suo comportamento complessivo sino a questo momento, cioè quella sua sicurezza, quel suo sorriso, quel suo replicare ieri a chi gli diceva ma domani un secondo a Simoni sei ormai insomma dovrai perdere la maglia gialla, se lui attacca io risponderò, ed è esattamente quello che abbiamo visto qui. Non credo francamente che Frigo possa crollare sul Pordoi, ormai Simoni è scattato a lungo ma mai con un'azione estremamente perentoria, è mancato il colpo del capo. Comunque un bravo oltre a Frigo anche a Gilberto Simoni. Gilberto Simoni ha dovuto soffrire molto in vita sua, ha perso il padre, ha perso il fratello, è stato lontano dalle corse proprio per mancanza di convinzione psicologica, non che non andasse forte, perché Simoni fra i dilettanti combatteva alla pari con Pantani e anche con Ivan Gotti. Simoni ha 30 anni,
potrebbe tornare a lottare per la maglia rosa. Ma se posso dire qualcosa sotto questo profilo, un personaggio straordinario, è anche un ragazzo di grande limpidezza, un bel sorriso, quello che c'è, è un personaggio molto accattivante. È chiaro che oggi fare la differenza sulle salite, dopo Marco Pantani, non è che abbiamo visto più qualcuno sia stato capace di quegli scatti micidiali. Comunque, direttore, all'estero considerano Simoni come l'anti-Pantani, non citano nessun altro, sostengono che l'unico che può rivaleggiare con Pantani in salita, un Pantani ovviamente in forma, è proprio Gilberto Simoni. L'anno scorso alla Vuelta si è imposto nella salita simbolo del ciclismo iberico, l'Angliru. Eh sì, una salita durissima e lì ha dimostrato di essere un vero scalatore. Ma sai... Scusa Davide, sta rientrando nel frattempo Ivan Gotti. Notate la determinazione del bergamasco, con lui Bruseghin in questo tratto di falso piano. Adesso comincia la discesa verso Canazei. Gotti deve recuperare solamente 15 secondi sui 7 battistrada, mentre a 42 secondi troviamo il gruppo con Olano, Noè, Castelblanco, Gonciar e Danilo Di Luca. Maurizio. Sì, e Auro ha spiegato esattamente un po' la storia di Gilberto Simoni, che conosco molto bene perché mi abita vicino a casa mia. È un corridore che aveva vinto il Giro d'Italia dilettanti, però 3 anni fa è arrivato terzo al Giro d'Italia, sembrava una sorpresa. L'anno scorso la conferma, e l'anno scorso l'avevamo visto attaccare più volte, fosse stato il corridore che ha attaccato di più durante il Giro d'Italia dell'anno scorso. Quest'anno mi è sembrata una persona ancora più trasformata, perché l'ho visto concentrato e determinato anche in momenti della corsa, tappe pianeggianti, ha messo alla frusta tutta la squadra per tenerlo davanti, e ha fatto 2 attacchi come quello di ieri. Come vi spiegavo prima, sono degli attacchi che per fare questi attacchi ci vuole molta molta determinazione e concentrazione, e oggi abbiamo visto fare un'azione veramente splendida. Vicinissimi Gotti e Bruseghin ai 7 di testa, ormai 10 secondi li intravedono in fondo a questo rettilineo, mentre recuperano anche Olano, Noè, Castelblanco, Gonciar e Di Luca, 36 secondi. Vedete dalla nostra grafica Perez, Simoni, Osa, Frigo, Belli, Buenaora e Contreras comandano la corsa a 19 km dal traguardo, praticamente raggiunti da Gotti e Bruseghin a 30 secondi di Luca e Olano, quindi al termine della discesa potrebbero essere in 14 davanti. Tu prima parlavi delle sfortune di Simoni, sì, ha avuto momenti difficili, una volta addirittura ha rischiato, voleva smettere di correre proprio perché non gliene andava bene una. Nel 96 una tonsillite, praticamente ogni 15 giorni aveva febbre. A quel punto si è fatto operare, ha tolto le tonsille e il problema è risolto. Nel 97 stava facendo un bellissimo Giro d'Italia, era 7° in classifica generale, cadde nella tappa di Varazze e si ruppe una clavicola. Era nell'AMG di Giancarlo Ferretti. Quindi un corridore che ha avuto tanta sfortuna ed è maturato tardi proprio per tutte queste inconvenienti. E ha ritrovato convinzione in se stesso anche quando è approdato alla Ballan di Flavio Miozzo, l'ha lasciato tranquillo, gli ha detto facciamo questo Giro d'Italia e gli ha regalato il podio. Pantani ha recuperato 50 secondi, adesso è 1.56, mentre Garzelli è segnalato a 4 minuti. Linea ad Alessandro Fabretti. Volevo segnalare il motivo per cui Ivan Gotti e Bruseghin fossero rientrati nel gruppo, e anche perché il gruppo di Danilo Di Luca e di Abraham Olano avesse recuperato lo svantaggio, perché Dario Frigo in prima persona si era messo a tirare in discesa, nessuno dava il cambio, dopodiché c'è stato un momento di rilassatezza, hanno bevuto dell'acqua, si sono riforniti anche di qualche cibario, dunque c'è stato un attimo di indecisione, il gruppo ha rallentato sensibilmente e in quel momento Ivan Gotti, Bruseghin sono potuti rientrare. Tu Alessandro dove ti trovi adesso? Adesso mi trovo con il gruppo di testa, con Ivan Gotti, con Vladimir Belli, Dario Frigo, con il gruppo della maglia rosa. Ecco, ogni tanto girati perché stanno recuperando decisamente Olano, Di Luca, Noè, quindi segnalaci in diretta quando c'è l'avvicinamento e eventualmente il ricongiungimento. Acevedo è a 1.30, mentre Savoldelli e Figueras a 1.42. Questa è la situazione, quindi diversi gruppetti nella discesa che porta a Canazei.
Fantani potrebbe recuperare 30-40 secondi in questo tratto, perché ha 3 o 4 compagni di squadra che spingeranno a tutta in questo tratto, soprattutto negli ultimi 3-4 km di discesa, che è praticamente pianura, mentre davanti si stanno un po' studiando, anche se adesso hanno ripreso con dei cambi regolari, quindi la velocità è aumentata. Sono andati molto piano nel tratto più difficile, più insidioso della discesa, proprio perché nessuno voleva andare in testa a tirare. Io ho notato, Davide, nei giri d'Italia in moto che ho fatto gli anni scorsi, quando si arrivava in cima al Fedaia, chiaramente sarà la stanchezza, sarà la mancanza di collaborazione con gli altri, arrivi in cima e poi iniziano a voltarsi. Invece lì bisognerebbe, se hai la gamba, insistere, perché sì, quello è un punto, altrimenti in cui dietro recuperano secondi preziosi. Anche perché subito non c'è discesa, ma c'è quel tratto in pianura. È, e proprio, se vai, lì, è proprio lì il punto. E se vai via i 30-35 all'ora, dietro possono andare anche 45-50. Dietro il gruppetto di Pantani ha fatto questo proprio perché Pantani poteva essere aiutato da 3 o 4 compagni di squadra, mentre con Garzelli ho il timore che ci sia solo Lanfranchi. 15 km all'arrivo, ancora 2 km e mezzo di discesa, quindi la salita conclusiva che porterà i protagonisti al passo Pordoi, 12 km con pendenza massima del 10%, pendenza media del 6,4%. Ecco qui Hernán Buenahora, capitano della Sella Italia, vediamo Gilberto Simoni con l'ormai tipico occhiale bianco, poi Bruseghin che è rientrato assieme a Ivan Gotti. Il gruppo di Olano è a soli 20 secondi, dunque Alessandro tra poco arrivano. Infatti adesso sono subito dietro al gruppo di Danilo Di Luca, mentre nel gruppo della Maglia Rosa continua a mancare quella collaborazione che servirebbe. Nel gruppo di Danilo Di Luca c'è collaborazione e come. Comunque Danilo Di Luca, corridore della cantina Tollo Acqua e Sapone, spesso lui in prima persona è avanti a tirare, Sergei Gonciar, Andrea Noè, poi Abraham Olano e infine Castelblanco. Se non dovesse aver speso troppo, Danilo Di Luca potrebbe vincere questa tappa, perché Danilo ci ha abituato a finali travolgenti e poi se dovesse arrivare con gli altri in volata è sicuramente il più veloce. Quello sì, però penso che abbia comunque speso sul passo Fedaia. Un corridore come Simoni comunque anche lui è dotato di un buon spunto e almeno per il momento sembra il più fresco, anche se come abbiamo detto già in apertura di telecronaca questa è una tappa lunga, una tappa di 225 km, sono in bicicletta da 7 ore e quindi anche negli ultimi chilometri potrebbero cambiare molte cose. Vediamo Bruseghin adesso, comincia la moltitudine di persone che accompagnerà gli atleti sino ai 2239 metri del Pordoi. Vediamo Perez di spalle, per lui qualche zucchero, deve alimentarsi, è uno dei pochi che ha tenuto il casco sia in salita che in discesa, anche se slacciato. Sì, non ha problemi, mentre il ritardo di Pantani, 1 minuto e 42 secondi il ritardo in questo momento. 1,42 per Pantani, era transitato in cima al Fedaia con 2,43, quindi ha recuperato un minuto in discesa. Proprio perché ha 3 o 4 compagni di squadra che stanno spingendo a tutta e potrebbero guadagnare ancora una decina di secondi in questo tratto. Comincia adesso il Pordoi, ultimo passaggio, 12 km all'arrivo. Ed è questo il gran finale della 13ª tappa del Giro. Domani altra frazione durissima con il Santa Barbara, si arriverà ad Arco di Trento e sarà un'altra battaglia tra coloro che vorranno giocarsi la maglia rosa. Inizia la salita, vediamo le caratteristiche del Pordoi, subito il 7% di pendenza, poi al terzo chilometro spiana leggermente 4%, mentre il tratto duro è al nono chilometro. Sì, fino al Bivio Sella la salita non è durissima, c'è un tratto anche abbastanza facile. Maurizio? Vedete anche Marzio Bruseghin, il veneto Marzio Bruseghin, che sta facendo veramente una bellissima tappa, è un ragazzo che è ancora molto giovane, è andato alla Banesto e oggi sta tirando per Osa. Comunque i complimenti a lui perché sta andando veramente forte. Marzio Bruseghin, poi Dario Frigo, in terza posizione vediamo Ivan Gotti, scorriamo i battistrada, Contreras, poi Osa, Simoni, Belli, c'è Perez a chiudere il gruppetto. Osa per noi potrebbe essere anche una sorpresa, ma non per la Banesto. Questa mattina i primi corridori che sono scattati sono stati proprio della Banesto, probabilmente loro sapevano che Osa stava bene, che poteva vincere la tappa, difatti è scattato subito Odriozola, poi è scattato Navas e poi è scattato Solaun e poi sul passo Fedaia ha cercato anche di andarsene Osa.
vicinissimo ormai il gruppetto di Olano e Noè, mentre ci colleghiamo con Mino Farolfi che è rimasto accanto a Marco Pantani. Marco Pantani ha raggiunto Figueras, mi sembra. Sì, si è formato un gruppo forte di un 25-30 unità, sono sempre gli uomini della Mercatone 1 a fare l'andatura, in discesa, gran lavoro di Forconi che era rientrato in discesa e poi si è portato in testa a condurre, sono 5 i compagni di squadra di Marco Pantani nelle prime posizioni e ora stiamo iniziando nuovamente la salita verso il Pordoi. E a inizio salita in ritardo del gruppo Pantani, un primo e 24, quindi ha recuperato un minuto e 20. E adesso stanno salendo ancora piano, adesso un po' di più, ma prima stavano andando veramente piano, quindi anche in questo frangente il gruppo di Pantani può guadagnare anche 10 secondi al chilometro. Per il momento nessuno cerca di scattare, anche perché mancano ancora 10 chilometri all'arrivo e adesso si mette Frigo in testa. Frigo, ricordiamo Coppino, Franco Chioccioli, che proprio qui sul Pordoi nel 91, 10 anni fa, vinse la tappa e in pratica aumentò il proprio vantaggio in classifica generale. Chioccioli precedette Chiappucci e fece il vuoto. Sì, nel 91 vinse appunto Chioccioli, nel 90 vinse Charlie Motteri, o secondo Gianni Bugno, nel 96 ci fu la vittoria di Enrico Zaino. Beh, direttore Cannavò, la maglia rosa davanti è sempre un'emozione. Questa è un'emozione, sì. È quella di Chioccioli del 91 che avete ricordato. Il Chioccioli di quell'anno fu straordinario. Mentre il Bugno che ha ricordato, il 1990, non volle vincere sul Pordoi. Lasciò la vittoria. Lasciò la vittoria a Motè. Questo io non glielo perdonerò mai. Ogni volta che lo incontro glielo dico. Fu un gesto di grande generosità per lui. Però il Pordoi nella carriera di un corridore credo che non debba essere mai rinunciato, perché appartiene alla grande storia del ciclismo. Vero. Abbiamo visto sullo sfondo il gruppo con Olano di Luca e Noè, quindi subito in diretta con Alessandro Fabretti. Alessandro non ci risponde, dunque Gotti, vediamo alle spalle di Belli con Frigo. Frigo davanti, un Frigo che non ha avuto nessun segno di cedimento, proprio nemmeno nessuno. Nel tratto più duro del Fedaia. Il forcing di Simoni è stato veramente imperioso, ma Frigo è rimasto a ruote. Adesso chissà, la salita forse si addice di più alle sue caratteristiche, la temperatura è intorno ai 15 gradi, ma attenzione, Gilberto Simoni ci riprova. Gilberto Simoni al terzo chilometro della salita del Pordoi tenta nuovamente uno scatto, non molla Frigo, in terza posizione vediamo Vladimir Belli. Frigo straordinario, anche troppo, riesce a reagire agli scatti di Simoni, vedete la differenza degli scalatori rispetto ai passisti scalatori. Simoni tutte le volte che trova un tornante si alza sui pedali e scatta, è lo scalatore puro, si alza sui pedali, poi riesce anche ad andare via seduto. Stanno reagendo molto bene anche gli altri, si sono staccati diversi corridori, sono rimasti al comando in 7, c'è ancora Ivan Gotti in ultima posizione. È davvero una grande giornata di sport, subito dopo la tappa del Giro ci sarà la nazionale Under 21 Italia-Georgia, quindi un pomeriggio lunghissimo di sport su Rai 3. Gilberto Simoni, poi Dario Frigo, Vladimir Belli, resiste Contreras, cerca di partire Buenaora, Hernán Buenaora, il cabrito di Bucaramanga, 34 anni, cerca di andarsene Hernán Buenaora, è 17esimo in graduatoria generale a 1 minuto e 24, mentre il gruppo Olano è lì a pochi secondi con Olano, Danilo Di Luca e Andrea Noè. Però adesso per loro sarà difficile rientrare, possono farlo solamente se davanti calano l'andatura. Buenaora, ormai vecchia conoscenza al Giro d'Italia, l'anno scorso sesto, ma anche un 11° posto, un 15°, un 18°, fece anche un bel Tour de France nel 1995 quando arrivò 10°. Però riprova Simoni, adesso c'ha un punto. Quanto ha? Niente da fare, no, non riesce per il momento a fare la differenza. Sono azioni da grimper, sì, quindi cambi di ritmo. Continui rilanci dell'andatura, mini spot per noi. Si sente quando è estate. Siamo
meno di 10 km all'arrivo. Continua l'azione di Gilberto Simoni, su cui si è portato Contreras, altro interessante atleta della Selle Italia. In terza posizione Dario Frigo, mai un segno di cedimento per il milanese Frigo, che ha riportato a un atleta azzurro la Parigi-Nizza dopo 55 anni e si è recentemente imposto anche nel Giro di Romandia. Tutti, e mi ci metto anch'io, lo davano per stanco, in fase calante, invece Frigo anche oggi nel tappone dolomitico è rimasto assieme ai migliori. E Di Luca ha perso nuovamente contatto, dunque secondo momento difficile per Danilo Di Luca. Frigo è dall'inizio dell'anno che va forte, ha cominciato al trofeo La Guaglia con un 20° posto, poi è già arrivato quinto al Giro della Riviera di Ponente. E guarda Perez, ancora uno scatto del messicano. Poi ha vinto la Parigi-Nizza, poi è arrivato secondo alla Coppie Bartali e poi è arrivato decimo al Giro dei Paesi Baschi, settimo alla Freccia Vallone e ha vinto il Giro di Romandia. Veramente una stagione esaltante, incredibile per lui. Ha una progressione Perez notevolissima e il rapporto 53 in pratica la moltiplica piccola, non sa neanche cosa sia Perez. Sta salendo veramente forte, questa volta ho il presentimento che possa essere la volta buona, perché mamma mia come sta salendo. Julio Alberto Perez Quapio, 24enne di Tlaxcala, ha cominciato a correre 5 anni fa, è stato portato in Italia da Ezio Piccoli, lo ripetiamo perché è una storia molto bella questa, non aveva nulla, una famiglia che ha cercato di crescerlo come poteva, è arrivato in Italia con uno zainetto, con qualche maglietta e un paio di pantaloni, gli hanno dato una bicicletta e ha cominciato a correre. Ecco qui Julio Alberto Perez Quapio, è restato con i migliori, è riuscito a resistere al proprio istinto di scattare sempre e comunque non appena vede la strada salire, e a 9 km dal traguardo ha sferrato l'attacco qui verso il Pordoi. Sì, sul rolle ha fatto uno scattino per il Gran Premio della Montagna, però si è trattenuto, difatti non è quasi mai andato in testa, è riuscito a stare lì tranquillo, questa volta è partito nel momento giusto perché mancano 9 km all'arrivo, 9 km al passo Pordoi, adesso l'inseguimento si è portato Osa. Vediamo Unai Osa, il capitano della Banesto, cerca di andare all'inseguimento di Perez. Unai Osa è nono in classifica generale a 48 secondi, dunque la situazione vede Perez, Osa in seconda posizione, quindi il gruppetto con Frigo, Belli, Simoni e Gotti, a 25 secondi il gruppetto di Olano, poi a 50 secondi Di Luca. Attenzione perché Frigo in leggera difficoltà, è partito Simoni, Frigo per la prima volta in difficoltà. Frigo comunque deve salire del proprio passo, ecco. Gilberto Simoni potrebbe sfilargli la maglia rosa, l'importante per Dario Frigo è che non cerchi di rispondere sempre e comunque agli scatti di Simoni, mentre Pantani è a 1.38 di ritardo. Ha sbagliato secondo me prima Dario Frigo, ha sempre reagito in prima persona agli scatti di Simoni, Frigo non è uno scalatore puro, deve salire regolare, adesso comunque potrebbe dargli una mano Belli che è riuscito a recuperare dallo sforzo del passo Fedaia. Perez, poi Simoni ha raggiunto Osa, sono vicinissimi gli atleti, ormai 8 km dal traguardo, vedete Simoni con Osa alle spalle, cerchiamo di scorrere l'immagine per vedere gli inseguitori, ha perso contatto Dario Frigo, sta per essere raggiunto Perez. Sì, ancora un centinaio di metri di vantaggio per Perez, sempre sui pedali, sempre un rapporto lunghissimo. Adesso qui siamo in un tratto relativamente facile, mancano ancora 6-7 km. Sì, dovranno essere sui 7 all'arrivo. Julio Alberto Perez Quapio non si volta, non vuole nemmeno controllare chi lo stia inseguendo. E dietro ci sono Gilberto Simoni e Unai Osa e Izaguirre. Vediamo il ritardo di Belli e Frigo, comunque poco più di 10 secondi, Frigo è leggermente staccato rispetto a Vladimir Belli, comunque questione di pochi metri.
Sì, adesso potrebbe, bisogna vedere come se la giocheranno i corridori della Pazza. Belli in difficoltà, leggera difficoltà sul passo Fedaia, ma si è ripreso e potrebbe essere lui a scandire il passo per Dario Frigo, che comunque si sta difendendo molto bene, forse ha fatto qualche scatto di troppo. Solamente 50 metri di vantaggio per Perez. Vediamo Simoni, rilancia l'andatura ancora, il campione di Palù di Giovo, lo stesso paese di Francesco Moser. C'è anche una parentela tra Moser e Simoni. Ecco qui Gilberto Simoni con Osa che raggiungono Perez Guappio. A questo punto diventa una cronoscalata, Simoni ha staccato tutti i suoi diretti rivali, quelli che potrebbero insidiargli questo Giro d'Italia, e quindi adesso lui deve guadagnare il più possibile. Testa della corsa, Perez, Osa e Simoni all'inseguimento. Buenaora, Contreras, Frigo, Belli e Gotti. Vediamo la maglia rosa, ha rallentato Vladimir Belli ed è in prima persona Dario Frigo, che sembra aver dimenticato quel brevissimo momento difficile. Vedete Dario Frigo sui pedali, cerca di rispondere all'attacco di Gilberto Simoni. Sì, sta andando leggermente più piano rispetto a Simoni, però sta tenendo. Per il momento Belli non riesce a dargli una mano, anche Gotti in difficoltà, sta facendo fatica a stare a ruota, ma per il momento la differenza la sta facendo Simoni. Frigo, poi Contreras, Buenaora, Belli, Gotti, mentre Simoni è davanti con Perez e Unai Osa. Il vantaggio è intorno ai 20 secondi, 20 secondi quando mancano poco più di 6 km al traguardo. Potrebbe rimanere da solo Simoni, mi sembra che siano in leggera difficoltà sia Osa che Perez. Perez ha forzato molto in quel tratto. Maurizio, 12 anche secondi l'aggiornamento, me... 12 secondi, non sono tanti. Maurizio, pensavo che Belli potesse andare un po' più forte, non sono distanti, ma Gilberto Simoni è scattato 3-4 volte e adesso è il tratto più duro, è riscattato ancora una volta, si è riportato su Perez assieme a Osa, però penso che sia il corridore che sta andando più forte e penso che riesca a staccare i due in cima alla salita. Non riesco bene a decifrare Perez Guappio, no? A volte sembra che vada fortissimo, a volte sembra in difficoltà, non riesco bene a capire, perché potrebbe forse essere ancora in grado di scattare, non lo so, perché adesso ha cambiato rapporto, vedete va via molto più agile, abbiamo passato il bivio del Sella. L'anno scorso qui si girava a sinistra verso Selva di Val Gardena affrontando il Sella, e già l'anno scorso se ne andò Simoni con Rubiera, poi vinse la tappa Rubiera davanti a Gilberto Simoni. 6,5 km al traguardo, Alessandro Fabretti. Io sono sempre con il gruppo di Dario Frigo, ho calcolato 10 secondi il suo ritardo, insieme con Frigo ci sono anche Buenaora, Contreras, Belli e in ultima posizione Ivan Gotti. Vi volevo segnalare che Perez Guappio prima di scattare aveva perduto qualche metro nei confronti del gruppo, poi ha recuperato e improvvisamente è scattato, aveva perso qualcosa come 5-10 secondi, sembrava ormai che la sua corsa fosse finita. E abbiamo notato il cartello, tifosi del calcio guardate e imparate, non vogliamo che ci sia questo dualismo. Dopo il ciclismo oggi ci sarà l'Under 21, Italia-Georgia, Frigo, poi Contreras, quindi Hernán Buenaora, non da Belli, cambi a Frigo, sembra un gioco di parole ma è così, Belli non dà cambi a Frigo perché evidentemente non ce la fa. Comunque Vladimir Belli ha aspettato il corridore in maglia rosa, il suo compagno di squadra, non appena si era trovato in un momento difficile. Vediamo Simoni con Unai Osa e Perez. Perez è scattato praticamente al primo chilometro di ascesa verso il passo Bordoio, una salita che misura 12 chilometri. La pendenza non è paragonabile a quella del passo Fedaia. Sul Fedaia è andato in crisi nera Stefano Garzelli, 2 minuti e 40 di ritardo per Pantani sul Fedaia. Adesso Pantani è distaccato di quasi 2 minuti e mezzo, anzi l'aggiornamento. Fabretti. Adesso intorno ai 15 secondi, vi volevo segnalare che mentre Osa e Simoni vanno su con il 39, Perez Guappio ancora con il 53, siamo a 6 km dall'arrivo. Davide, adesso ci è arrivata la notizia che Pantani nei primi 3 km qui del Bordoio ha perso un altro minuto.
vuol dire che in salita non va, perché è riuscito a recuperare un minuto e mezzo in pianura in discesa e appena è ricominciata la salita ha riperso terreno. Giornata no per lui, bisogna vedere se è un problema per le scarpette che ha cambiato in corsa o perché proprio non ha la condizione per poter affrontare queste salite. Ci riferisce qualcosa in più Mino Farolfi, a te la linea Mino. Sì, nel gruppo Pantani, ora non sono più gli uomini della Mercatone, una Fernandatura per un certo periodo è passata a condurre Hervé, ora Marco era tornato nel centro di questo gruppo, forse una ventina di unità, ora nuovamente però ecco vediamo ha messo un suo gregario a condurre il ritardo, comunque ci segnala Radio Informazione, è salita 2 primi e 40 secondi. Mino, ti sembra stia desistendo Pantani o continua a lottare, a cercare di perdere il meno possibile? Ma qualche attimo fa dava l'idea di aver ceduto, poi ora vediamo che ha rimesso di nuovo i suoi uomini a fare l'andatura e quindi il gruppetto sta riprendendo, un gruppetto dove tra l'altro segnaliamo ci sono anche Acevedo, oltre a Figueras che avevamo già detto in precedenza, e altri corridori come Guerini e così via. 1.46 il ritardo di Luca, un minuto invece il ritardo di Olano, Goncia, Renoe rispetto ai battistrada. Alessandro, a te la linea. Ha perduto contatto anche Osa dopo il forcing, l'ennesimo forcing di Perez Quapio. Solo Gilberto Simoni riesce a rimanere alla ruota e secondo me adesso cercherò di prendere nuovamente il tempo. Dario Frigo ha perso ulteriori secondi. E vediamo Dario Frigo, però vediamo un corridore, forse era Osa. Osa avanti per essere raggiunto, sì. 50 metri rispetto a Dario Frigo, dunque la testa della corsa la vediamo sulla sinistra dell'immagine, Perez Quapio, il messicano, e Gilberto Simoni all'inseguimento, troviamo Frigo, poi Contreras, Frigo e Contreras stanno raggiungendo una Iosa, quindi Hernán Buenahora e Vladimir Belli, con loro c'è anche Ivan Gotti, mentre Olano è a un minuto, Di Luca a 1.50, Pantani a 2.50 e Garzelli a questo punto sarà oltre i 5 minuti. Raggiunto Osa, sempre Dario Frigo in prima posizione quando mancano 5 km all'arrivo. Abbiamo visto prima Giancarlo Ferretti affiancare il gruppetto della Maglia Rosa, dare consigli, probabilmente anche consigliare come salire questi ultimi 5 km. Ritardo 25 secondi circa. 25 secondi, dunque per adesso non è letale per Frigo l'azione di Gilberto Simoni, anche se Gilberto Simoni si sta avviando alla conquista della maglia rosa. Maurizio Fondriest. Potrà perdere anche 50 secondi o un minuto perché vedo sempre Gilberto Simoni che sta salendo con un grosso rapporto ma anche con una grande cadenza di pedalata. Questo vuol dire che è ancora fresco, mentre dietro è solamente Frigo che tira e lo vedo in leggera difficoltà. In una giornata non felice per la Mapei, dal momento che Garzelli è andato in crisi e che Noè non riesce a tenere il ritmo dei migliori, dal Giro di Germania arriva una buona notizia per il gruppo di Squinzi. Primo Freire, il campione del mondo di Verona, secondo Stels. Vediamo Frigo, ancora protagonista. Molto bravo, adesso sale del proprio passo, si sta difendendo molto bene, sta perdendo, non so, 4-5 secondi a chilometro. Simoni cerca di guadagnare il più possibile, un Simoni veramente bravo, come bravo è Perez Quapio. Direttore Cannavò, la grinta, la determinazione di Frigo che non vuole perdere ulteriore tempo nei confronti di Frigo, anche se adesso questo dato non è aggiornatissimo, è già 30 secondi in ritardo di Frigo. Beh, io direi che a questo punto è una sfida degna del Pordoi, perché è bellissimo vedere questo duello a distanza tra due stili diversi, due corridori diversi, questo scalatore Simoni che scatta con i suoi scattini e Frigo che si difende con una grinta straordinaria, perché lui sa che limitare il distacco oggi significa ancora poter riagganciare la maglia rosa magari fra due giorni, e in mezzo a questi due questo straordinario personaggio, questo Perez e questo messicano povero di cui tu hai raccontato più volte questa storia, e questa è una delle favole di cui il ciclismo ha bisogno, perché
sono la linfa del ciclismo queste storie. Si è anche spezzato due denti, povero Perez, nella tappa che arrivava a Montevarchi, è andato a sbattere contro il guardrail, ha detto ma non importa, i denti si rimettono. Ma io direi che quella scena della sua bicicletta con la catena rotta era lui, no? Certo, che sbatte la bicicletta contro il muro, secondo me resta un classico della poesia e del dramma che c'è nel ciclismo, cioè chi ha la penna buona. E si è rivolto alla telecamera come per dire, ma non è che sono crollato, è la catena che si è rotta. Sì, quello è uno dei momenti più belli del giro dal punto di vista umano. Simoni, Perez, Quappio, vediamo 35 secondi. 35 secondi, si fa interessante l'azione di Simoni e Perez Quappio anche per quanto riguarda la classifica generale. Sappiamo Simoni essere meno forte di Frigo nella tappa a cronometro che ci sarà dopo domani, quindi Frigo potrebbe limitare i danni, anche se la sua azione mi sembra piuttosto appesantita rispetto a un paio di chilometri fa. Molto più fluida l'azione di Gilberto Simoni, sta salendo con un bel rapporto, vedete, sempre sui pedali, seduto, sta salendo veramente forte, come sta salendo veramente forte anche Perez, sta dando una bella mano Simoni. A questo punto la maglia rosa potrebbe perdere un minuto su questa salita, su questa tappa, e non è tanto. 3500 metri al traguardo di Basso Bordoi, ormai vicini a questo traguardo della tredicesima tappa, si rinfresca Dario Frigo, Maurizio Fondri. E continua in questa azione Perez, gli dà una grossissima mano Simoni. Penso che Simoni potrebbe guadagnare su Frigo più di quello che avevo detto prima, avevo detto 50 secondi un minuto, ma dietro sta tirando solamente Frigo e Belli è a ruota, penso che se non tira vuol dire che non ne ha, quindi potrebbe perdere più di un minuto. Alessandro Fabretti, abbiamo l'impressione dalle immagini che nessuno abbia la forza per dare il cambio a Dario Frigo, quindi è tutto sulle sue spalle l'inseguimento a Simoni e Perez. Assolutamente, è esattamente come dici tu, Dario Frigo è dall'inizio della salita del Portoi che sta salendo lui proprio in prima persona, che si sta riportando, o perlomeno che sta cercando di riportare il suo gruppetto al gruppo dei fuggitivi, Vladimir Bello dietro di lui, Contreras, quindi buona Horas, Vladimir Belli e in questo momento anche Osa e Ivan Gotti. Sono stati sempre così e sono saliti sempre con questa formazione. Comunque ormai la lotta al vertice è ristretta, c'è il gruppo di Olano del quale fanno parte anche Noè e Gonciar, è precipitato a 2 primi e 10 secondi, Pantani oltre 3 minuti di ritardo, 40 secondi adesso il margine di Perez, Quappio e Gilberto Simoni su un Dario Frigo che da solo praticamente sta cercando di limitare i danni. Belli non ha le forze per dare il cambio alla maglia rosa, mentre Mino Farolfi ci segnala un Pantani ulteriormente in crisi. A te Mino. Sì, Marco ha ceduto, ha perso le ruote del gruppetto, lo stanno attendendo, vediamo ora De Paoli e Velo che hanno fatto un grandissimo lavoro in questi chilometri, sono gli ultimi due corridori della Mercatone 1 e gli sono rimasti a fianco. Marco sale con un rapporto molto più agile del loro, prova a alzarsi sui pedali ma non ci riesce, vediamo salire seduto, sta perdendo terreno a vista d'occhio. E oltre a Pantani anche Di Luca, lo vediamo Crazy dalla nostra name. grafica, 3.36 il ritardo di Danilo Di Luca, che era riuscito assieme a Dolano a riportarsi vicinissimo al gruppo Magliarosa in località Canazzei, poi non appena la strada ha cominciato a salire è andato in crisi anche Di Luca. Garzelli praticamente fuori corsa, 6 minuti di ritardo. Stanno salendo fortissimo i primi due, i primi 10 chilometri li hanno percorsi ad una media di 25 orari. Pensate un po', dopo 220 chilometri, 25 all'ora i primi 10 chilometri del Portoi. 2 chilometri al traguardo, si giocheranno questo successo di tappa un messicano e un trentino, Julio Alberto Perez Quappio della Panaria Fiordo, formazione giovane diretta da Bruno e Roberto Reverberi, mentre Gilberto Simoni fa parte della Lampre Daikin diretta da Pietro Algeri,
team manager è Beppe Saronni. A 4.15 troviamo Figueras, 4.35 Pantani. Ecco qui l'aggiornamento dalla nostra grafica. Gotti si è sempre mantenuto in coda al gruppetto. Vediamo con Gotti, Unai, Osa e Isaghir, che aveva tentato la sortita assieme a Gilberto Simoni. Poi Contreras, Buenaora, quindi due della Sella Italia, due della Fassabortolo, un Banesto e Ivan Gotti dell'Alessio. 50 secondi adesso ai 2 chilometri dal traguardo, il vantaggio di Simoni e Perez Quappio. Più o meno perdono 10 secondi al chilometro. Tredicesima tappa, questa volta Simoni porta fortuna perché indosserà la maglia rosa. Nel 95 e nel 97 si ritirò in entrambe le occasioni alla tredicesima tappa. Umberto Simoni torna ad indossare la maglia rosa in una manifestazione ben più prestigiosa. L'aveva vestita al Giro d'Italia dei dilettanti. Questo invece è il giro vero, il giro che conta, e la veste in uno scenario meraviglioso. Attenzione perché Perez è in difficoltà, Simoni guadagna 15 metri, siamo ormai agli ultimi 1200 metri. E 1300 dall'arrivo, Simoni tenta la sortita solitaria, vuol vincere da solo Simoni, così come fece Chioccioli 10 anni fa. Chioccioli era già in rosa, Simoni andrà a vestirla questa maglia, ma Quappio non sembra intenzionato a mollare. Reagisce adesso. Bravo Giulio. Questo è un momento molto bello di ciclismo. Simoni e Quappio, entrambi storie difficili alle spalle, completamente diverse. Sono stati i mattatori del Fedaia, ma soprattutto del Bordoi. Gilberto Simoni, poi Perez Quappio. 55 secondi il ritardo del gruppetto maglia rosa. Adesso vedremo se Simoni farà la volata o se lascerà la vittoria a Perez Quappio. Mancano solamente 700 metri. Vicino al traguardo, da tutto se stesso, Gilberto Simoni. Anche lui prima o poi dovrà esaurire le energie, ma oggi ne aveva sicuramente di più rispetto agli altri pretendenti alla maglia rosa. L'ultimo chilometro, Dario Frigo, con lui Vladimir Belli che è in quarta posizione, Ivan Gotti si mantiene sempre attaccato per pochi metri, 50 secondi, quindi hanno recuperato qualcosa dietro. Vicini al traguardo Simoni e Perez Quappio, 600 conclusivi tra due ali di folla, si conclude questa splendida tredicesima tappa del Giro d'Italia, e domani sarà un'altra battaglia sul Santa Barbara. Eh sì, domani altra tappa impegnativa, il Monte Bondone, Santa Barbara, salita che terminerà a 16-17 km dall'arrivo, discesa picchiata verso Arco dove sarà posto il traguardo. Aveva già dato un gran segnale Simoni al Giro di Romandia aggiudicandosi la tappa più dura. Vediamo la volata per questo successo ai 700 dal traguardo, il gruppo con Dario Frigo, ancora Simoni al comando, Simoni davanti a Perez, ultima curva per loro. Tifosi sulla strada, i tifosi proprio di Palù di Giovo, di Gilberto Simoni, 400 conclusivi, Gilberto Simoni ancora al comando. È finito Gilberto, cos'è che ha detto a Perez? Vieni, vieni, lo vuole far avvicinare Gilberto Simoni, ha un cuore grande, grandissimo Gilberto, e potrebbe davvero far vincere qui sul Bordoi una vetta mitica, la vetta di Fausto Coppi. Il traguardo è proprio davanti alla stele di Coppi. Vediamo Simoni, ed è il gesto che ci aspettavamo. Primo Giulio Alberto Perez Quappio, grazie a uno splendido, grandioso Simoni in maglia rosa. Vediamo il ritardo del gruppo, dovrebbe essere nell'ordine del minuto, sempre Frigo davanti. Che gesto Davide, quello di Simoni, è lui la nuova maglia rosa di questo giro. Vediamo in terza posizione Frigo trova le energie, le forze necessarie per limitare i danni, hanno recuperato nel finale ai 100 conclusivi.
ai 100 conclusivi Frigo, in quarta posizione Hernán Buenahora, vediamo Frigo terzo, il ritardo 44 secondi, poi c'è da considerare la Buono, quinto Buenahora, sesto Contreras, ha perso qualche metro una Iosa, ancora più indietro Vladimir Belli e Ivan Gotti. Tra qualche istante cederemo la linea alla nazionale, alla partita Italia-Georgia under 21. Il processo alla tappa oggi si svolgerà nell'intervallo della partita di calcio. Quindi appassionati di ciclismo, non andate via, vi daremo conto di tutto quanto è successo in questa 13ª tappa. Distacchi enormi per Danilo Di Luca, per Marco Pantani, per Stefano Garzelli, mentre Olano è vicino al traguardo. Olano tutto sommato è andato abbastanza bene. Sì, ha tenuto abbastanza bene, anche se ha ceduto un po' sul Pordoi. Il Pordoi dopo tutte queste salite ha fatto la differenza, tanti corridori in crisi come Di Luca, come Pantani, anche se l'avevano già visto in difficoltà. La vittoria di Gilberto Simoni, o meglio il raggiungimento della maglia rosa per Gilberto Simoni col successo di Perez, addirittura 6:25, Marco Pantani a 6, lo vediamo in questo momento 6:46, e il vincitore dell'anno scorso Garzelli a 13:52. Gilberto Simoni, perché mi aspettavo un Gilberto Simoni, ecco la classifica intanto, pensavo che attaccasse sì sulla Marmolada, però poi magari sul Pordoi, che non facesse un'azione così, me lo aspettavo nella tappa di domani, proprio nell'ultimo tratto del Santa Barbara, dove c'è